Ciao amici, buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi svuota la spesa. Vediamo che cosa ho comprato di buono. Allora, in un supermercatino vicino casa, che si chiama Unide, ho comprato per 1,20€ l'uno questi bonbon cioccolato al latte con cremoso ripieno alla stracciatella, che metterò nei pacchi regalo che voglio fare a Natale. Farò dei pacchi con dentro vari prodotti, diciamo che produrrò io le ceste, ecco. Allo stesso prezzo ho trovato anche il boero classico alla ciliegia con cioccolato extra fondente con ciliegia e liquore, sempre 1,20€. Allo stesso prezzo, anche questo, stessa marca, della Wheaters, io so che c'è anche in Italia perché io li comperavo anche lì, ho trovato questo cioccolatino ripieno di limoncello, cioccolato extra fondente con liquore al limoncello, sempre 1,20€, e contengono 110 grammi di prodotto. Nello stesso supermercatino mi sono comprata un'altra tisana, tanto per cambiare. L'altra volta vi ho fatto vedere la digestiva, questa volta vi faccio vedere questa che è colesterolo. E l'ho pagata a 90 centesimi, se non ricordo male. Poi, che faccia effetto o no, questo poi è da vedere. Però a me alla sera, prima di andare a letto, una bella tazza di tisana calda non dispiace. Poi siamo andate a fare un giretto in un altro supermercato, sempre qui vicino a casa, e abbiamo trovato all'Iperdino questa è cotta, che abbiamo aperto perché l'abbiamo assaggiata prima. Diciamo che io non potrei mangiare molti formaggi perché ho il colesterolo un po' ballerino, lo autoproduce il mio fisico e quindi devo stare un po' attenta. Però mia mamma giustamente non ha problemi, quindi la ricotta non è un formaggio molto grasso, posso assaggiarlo anch'io. Perciò abbiamo preso questa ricotta e per me ho preso una sorta di feta della marca Asendado e l'ho pagata, se non ricordo male, 1,85€, 1,90€. Sono dei cubetti di formaggio che hanno lo stesso sapore della feta, sono molto pratici perché sono cubetti piccolini, comodi da mettere nelle insalate, quindi quando io faccio un'insalata mista io metto dentro questi cubetti, non devo neanche stare lì a fettare più di tanto, ecco, a preoccuparmi. Sempre per me mi sono comprato un bel barattolo di stevia, diciamo che io ho preso anche questo, perché questo qua è più comodo, sono in pasticchette, io le metto direttamente dentro la tisana, però di scorta quando faccio qualche dolce o qualche altra preparazione negli impasti preferisco quella in polvere. Però ecco, qui io ho staccato il cartellino, non mi ricordo quanto le ho pagate, però diciamo che i prodotti, le schifezze te le regalano, sacchetti di patatine, cioccolato, quelli te li tirano dietro, i prodotti salutari ovviamente te li fanno pagare, quindi se vuoi mangiare un po' come si deve, bisognerebbe avere il portafoglio fisarmonica, ragazzi. Comunque, sempre per restare in tema di mangiare salutare, come volete voi, io mi sono presa questo pacco di farina di ceci e questa l'ho pagata, se non vado errato, a 1,50€, 1,60€. A me piace tantissimo perché io la metto in varie preparazioni, quando faccio magari dei cracker salati oppure anche nelle focacce, la uso un po' dappertutto perché la farina di ceci è senza glutine, ha un buon valore energetico, ha pochissimi grassi, questa non contiene sale e anche alto valore proteico e anche di fibre. Perciò harina de garbanzo, che in Italia farina di ceci. E questa la trovate un po' dappertutto, anzi sicuramente voi avrete anche più marche, più scelta, più qualità, ecco, di quello che troviamo qua. Questa è un'isola piccola, ci si deve un po' accontentare. Scusate, ma avevo una sete pazzesca, sono andata a bermi un po' d'acqua. Allora, poi mia mamma si è presa due cose per lei, questi noodles yakisoba, questo è il Mercadona, marca Asendado, sabor soia, a me non piacciono. Questi se li mangia lei, quando io mi faccio le mie belle insalatone
Oppure a me piacciono tantissimo fare i cannellini col tonno e la cipolla, i ceci, tutte queste cose che lei non gradisce. Lei non mangia insalata, non mangia pomodori e tutte le schifezze se le compra. Perciò un euro si è presa questi noodles da fare istantanei. Poi sempre lei, per lei, si è comprata, era una, diciamo che la confezione ne comprendeva 4, 2 euro e qualcosa. Si è presa questo yogurt greco alla maracuja, sempre marca Sendado. Ecco, io lo yogurt greco, quando me lo compro per me, non lo compro qua al Mercadona, ma lo compro alla Lidl, perché trovo quello zero zuccheri. Perciò io prendo lo yogurt greco naturale senza zuccheri. Lei invece prende questo che, diciamo, è più buono, perché ovviamente è zuccherato, sa un po' di maracuja, sotto, non è che sa di maracuja, sotto c'è una polpa al sapore maracuja, come se fosse una specie di marmellata, e è un pochettino più calorico, però lei non ha problemi, quindi mangia anche questo. Poi abbiamo preso una confezione da 6 di latte, qui lecce semisnatada, mamma mia, non so neanche più parlare, vabbè. In Italia come si chiama? Perché se mi viene in mente in spagnolo non mi viene la traduzione. È parzialmente scremato. Noi, ecco questo qua, l'ho preso. Era un pacco da 6. Abbiamo preso questo, è molto più comodo del solito mezzo litro litro, perché non è che ne usiamo tanto, magari quando faccio qualche dolce, però io, a me non piace bere il latte, neanche la mattina, colazione, io non faccio proprio colazione, neanche quando ero piccola non gradivo il latte, quindi lo prendiamo le confezioni piccole, proprio perché se lo acquistiamo grande, dopo resta aperto e va buttato, e insomma, no, non si butta, non si spreca niente. Poi per me invece mi sono presa un succo di frutta, che io adoro, e è al pompelmo, pomelo, senza zuccheri, con vitamina, 17 calorie per 100 ml, sempre della Sendado, comprato sempre in questo supermercato che si chiama Mercadona. Contenuto di frutta dice minimo 50%. Beh, io lo prendo più che altro perché, a parte che è zero grassi, zero zuccheri, zero tutto, ma lo prendo perché io adoro il pompelmo, sia come frutta che come succo. Perciò, anzi, addirittura vi dirò, io prendo anche il magnesio, che io, vabbè, questo è già aperto, perciò, anzi, devo andare a comprarlo perché l'ho quasi finito. Prendo questa marca, lo compro a un supermercato vicino a casa che si chiama Unide, e lo prendo proprio perché sa di pompelmo, quindi oltre che far bene, perché ci sono dentro un sacco di vitamine, sa di pompelmo, a me il pompelmo piace molto. Le due cosine che abbiamo preso sempre al Mercadona sono le gocce di cioccolato, Choco Gota negro, sempre marca Sendado. Io non so se riesco a inquadrare, spero di sì. Non ricordo quanto le ho pagate. E poi queste perlita di cioccolato bianco. Sono sempre tutte le mie, diciamo, come le codè, tutte le guarnizioni che io uso per le mie torte. Queste le ho pagate 1,99€, questo me lo ricordo bene, quelle altre invece le ho pagate molto meno, sono di una marca differente. Ecco, io purtroppo per oggi non ho nient'altro da mostrarvi, è stata una spesa piccolina, però io so che domani mattina mia mamma andrà alla Lidl con un nostro amico, perciò vi farò vedere qualcosa di più interessante, sperando che trovi qualcosa, perché sul catalogo c'era scritto che ci sarebbero state le piante aromatiche, e siccome io fuori dalla veranda di casa ho un giardino grande nel complesso, però io ho delle piccole aiuole e abbiamo piantato basilico, prezzemolo, rosmarino, salvia, perché qui sull'isola non utilizzano molto, invece a me quando faccio la pasta col pomodoro, sulla pizza mi piace tantissimo il basilico, e sono rimaste senza rosmarino. Domani alla Lidl dovrebbero portare rosmarino e altre piante aromatiche per 1,32€ la piantina, perciò conveniente. E poi mi ha detto che vuole andare a prendere una stella di Natale da mettere sempre fuori in veranda, quindi domani speriamo di riuscire a fare uno svuota la spesa un po' più grande, ecco. Se poi non troverà nulla, non vi farò nulla, anche perché purtroppo la Lidl ultimamente è presa d'assalto. E qui ci sono tantissimi turisti che vengono dal nord e tantissimi tedeschi. La Lidl è un supermercato tedesco e quindi apre la mattina alle 8, chiude la sera alle 10. Vi posso garantire che qualsiasi orario andate è sempre pieno così di gente.
Lei domani mattina andrà, ha detto, alle 8:15. Io purtroppo sono senza macchina, è un po' troppo lontano per me a piedi, almeno finché ho questi dolori di schiena, quindi va con un nostro amico, vanno in taxi, faranno un bel carico. Spero che troveranno qualcosa, ecco, più che altro acqua, bibite, perché alla Lidl a tutti gli effetti costa un pochino meno che agli altri supermercati. Ragazzi, mi stavo dimenticando, me l'ha ricordato mia mamma, guardate cosa abbiamo preso al Mercadona, il panettone! Allora, marca, allora, panettone Giuseppe si chiama, con uva, vabbè, il solito, il classico, con uvetta e canditi. Questo è, cos'è, 750 grammi, quanto l'abbiamo pagato? 4,20 euro. Certo, non sono i nostri panettoni italiani, però ragazzi, qua ci si deve accontentare, non si può avere tutto dalla vita. Io ero proprio dimenticata che l'aveva preso. È uscita dalla camera sventolando il panettone. E quindi, noi panettoni, i nostri amici hanno preso il Pandoro e la bottiglia di vino. Io farò la crema chantilly e abbiamo deciso di passare il Natale in compagnia, ma non a pranzo e cena, ma al pomeriggio, con una fetta di dolce, e poi vorremmo andare in spiaggia con sui capellini di Natale a fare un po' gli scemi, anche se tutta gente di 60 anni inoltrati. Mia mamma ride. No, c'è un misto, c'è gente di 40 come me, 42, 45, 66 come mia mamma, insomma, siamo un misto di amici, ecco, e speriamo di riuscire a fare Natale in spiaggia, che il tempo non ci faccia qualche scherzetto. Amici, per oggi il mio svuota la spesa finisce qui, grazie per essere stati in mia compagnia, spero di vedervi presto in un mio nuovo video, seguitemi, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche o la campanella, come si chiama, non so, io non sono pratica, comunque mettete un bel mi piace e spero di vedervi prossimamente. Quindi un bacione, grazie per l'attenzione, per essere stati con me, vi mando un abbraccio, ciao!